Vendo abbigliamento da bambini e devo stare chiusa. Ho una bancarella e devo stare chiusa, mentre invece i miei colleghi che hanno i negozi possono stare aperti. È da 15 mesi che siamo fermi, ristori quasi zero. Vendiamo poco, intimo aperto, tutti aperti, non solo noi. Non ce la famo più. Noi chiediamo che lo Stato ci aiuti. Le bollette continuano ad arrivare, i risparmi se ne vanno per mangiare, le tasse sono ancora da pagare. È il grido di allarme dei commercianti ambulanti e di chi gestisce i banchi alle fiere. Sono fermi per le misure anti-Covid, ma disperati. Si sono ritrovati davanti al Palazzo della Regione Marche, dove hanno incontrato il presidente Acquaroli e gli assessori Carloni e Aguzzi. È diventato difficile perché cominciano a staccarci le utenze, non abbiamo più da dare da mangiare ai nostri figli. Non abbiamo una prospettiva, siamo tutta gente sopra i 45 anni, che è anche difficile da collocare, il nostro lavoro è la nostra vita. Abbiamo licenze da centinaia di migliaia di euro in mano e siamo nella completa difficoltà e nell'abbandono dello Stato e anche delle istituzioni. Noi chiediamo naturalmente di poter lavorare, ma se non ci sono le condizioni, noi stiamo fermi. Lo stare fermo però implica che siamo fermi, anche le tasse devono fermarsi, altrimenti noi con che le paghiamo se non lavoriamo? Purtroppo il commercio ambulante vive un po' alla giornata. Con l'incasso di oggi ci pago, con l'incasso di domani ci faccio spesa, quindi ci troviamo in difficoltà gigantesche. Che tipo di risposte si può dare oggi a queste persone? Abbiamo dopodomani un incontro con il ministro Giorgetti, a cui inseriremo anche questa richiesta, tra le altre che stiamo raccogliendo dalle varie categorie colpite dalla crisi e dalle scelte del governo sulla pandemia per le restrizioni alle chiusure.